La Maremma è uno dei brand territoriali turistici più amati nel mondo. A cosa si deve questo successo incredibile della Maremma? Guardi, prima di tutto a cosa offre, perché parliamo molto di marketing, ma io l'ho detto in diverse occasioni in questi due giorni, bisogna ritornare ai rudimenti, ai basic, e il basic è il prodotto. Noi abbiamo oggettivamente un mix fantastico di belle opportunità e questo è ciò che viene apprezzato dalle persone. Ci abbiamo aggiunto un po' di buona volontà e un po' di idee rispetto ai nuovi sistemi di comunicazione in collaborazione con la regione, quindi utilizzando sistemi sinergici, però è chiaro che il punto d'eccellenza è che le persone stanno bene. Nella ricerca che presenteremo in collaborazione con Trivago su 4 destinazioni europee con caratteristiche simili, tra cui la Camargue, la Costa Dorada, quindi insomma non cose. Noi siamo il territorio che ha il punteggio medio superiore a tutti gli altri degli alberghi, delle strutture ricettive. Vuol dire che le persone apprezzano l'ambiente, ma anche la gentilezza e la cortesia delle strutture. Ecco, i dati più interessanti che sono emersi dalla ricerca quali sono? Allora, abbiamo esplorato diversi ambiti. La prima cosa che ci siamo posti come problema è come noi ci siamo narrati. Abbiamo fatto un'indagine profondissima fin dagli anni 50, come la Maremma è stata raccontata dal pubblico o dal privato offline. Si vede benissimo come alcuni temi, soprattutto la natura, sono cambiati e incrementati in maniera esponenziale negli ultimi anni. E poi ci siamo anche chiesti tutto questo lavoro che abbiamo fatto in questi 2 anni e cosa ha seminato, quante sono le imprese che ci stanno un po' seguendo sui social network. Abbiamo 320 aziende che comunque hanno una pagina Facebook, un profilo Facebook, alcune di queste anche molto attivo e molto ben organizzato.